Ieri è stata approvata da Quaroli una risoluzione per bloccare la realizzazione dell'ospedale unico. Che cosa ne pensa? È contro, sì. Io sono per l'ospedale unico, ma no, tutti lo pensano così. Ma tu immagini questi qui di Fano, oppure di Calcinelli, di altre zone, di Rosciane, altre no. Che fanno? Devono andare una a Fano, una a Pesaro? Bisogna salvaguardare tutto il territorio, io penso anche nell'entroterra. Gente dell'entroterra deve avere il servizio più vicino possibile. Poi dopo le priorità vanno dove c'è le cliniche specializzate, chiaramente. Pensavo fosse meglio avere un unico ospedale come a Torrette per Ancona, diciamo, perché è più specializzato. Però visti i problemi creati poi con il Covid, la questione che tutti gli ospedali erano chiusi, che non c'erano terapie adatte, forse è da rivedere questa cosa. Penso che ripristinino gli altri piccoli ospedali, come fosse Ombrone, li riqualificano. Col Covid hanno dovuto riaprire, hanno dovuto fare dei nuovi ospedali che c'erano sul territorio, sia a Fano che a Mondolfo, servivano bene, l'ospedale unico, non serve a niente. Cosa andrebbe via dopo l'ospedale di Fano? L'ospedale di Pesaro non esisterebbe più. Metta che ci sia un'altra pandemia come il Covid, l'ospedale unico risolve tutto? Siccome ce ne sono tanti, hanno speso un sacco di soldi per metterli a posto anche Fano, specialmente a Pesaro lo stesso, hanno fatto un sacco di lavori, non ho capito perché questi dopo che fine fanno? Secondo me in queste cose l'equilibrio è importante, quindi ci vuole sia una sanità dei centri specializzati dove sia possibile fare degli interventi specializzati, e quelli possono essere anche uno per provincia, però ci vuole anche una capillare diffusione della sanità, servizi molto operativi, soprattutto in una regione dove diciamo le città più importanti sono sulla costa, c'è la costa e poi c'è tutto un entroterra che è chiaro che servono. Contrario, anche se l'ospedale unico deve essere messo in rete con tutte le realtà territoriali. Rischiare di chiudere l'azienda ospedaliera, credo che lei si riferisca a Pesaro, significa fare una sanità del terzo mondo.